Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Parliamo di accessori per iPhone anche quest'anno perché sono arrivati i nuovi iPhone 12 e anche quest'anno guardate qui sulla scrivania quanti prodotti sono già pronti per voi per mostrarvi quelli che secondo me sono i migliori accessori per iPhone 12. Davvero ho pensato a tutto, a tutte le categorie di prodotto, a tutto ciò che potrebbe interessarvi, qualcosa in più, qualcosa in meno. Ma davvero c'è tutto ciò che occorre e che a mio avviso merita la vostra attenzione e i vostri soldi, perché comunque anche gli accessori sono importanti, vanno utilizzati se sono sfruttati davvero e quindi anche l'investimento degli accessori deve essere intelligente. Adesso però basta bando alle ciance, io vado a mostrarvi un po' cosa c'è lì su e vi dirò quali sono per me i migliori accessori per iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max. Sono tanti. Qui ci sono solamente alcuni degli accessori di cui vi voglio parlare, però senza ombra di dubbio bisogna partire da questo, perché questo è un survival kit, ovvero qui dentro Anker, che è un brand che amo tantissimo, ha raccolto i migliori caricabatterie per iPhone. Infatti, come ben sapete, oramai negli iPhone nuovi manca il caricabatterie. Adesso vi mostro cosa contiene la confezione. Ecco il contenuto del kit di Anker. La cosa che voglio precisare è che tutta questa scatola non è in vendita per voi, è solo per la stampa, però il contenuto che vedete qui sopra, che contiene appunto questa scatola, è invece in vendita. Lo trovate anche su Amazon, quindi potete comprarli singolarmente. Questo è invece il caricabatterie nano che troverete su Amazon, che costa poco e supporta la ricarica rapida, c'è cioè qui infatti l'USB Type-C. Ed è da 18 watt. Poi ci sono anche i cavi per chi volesse. Questo è un cavo USB Lightning C che nella confezione dell'iPhone già trovate. E questo è sempre un cavo, però USB-C, se a qualcuno dovesse servire magari per l'iPad. Come osservare, questo è uscito con la presa non italiana, basta sostituirlo e ecco qua, avete il vostro caricabatterie da 60 watt con doppio ingresso e che vi ricordo anche ad essere uno dei prodotti migliori per quanto riguarda la carica per gli iPhone. Io utilizzo da sempre gli Anker come caricabatterie e quindi mi sento di consigliare anche a voi questi caricatori. Parliamo adesso invece di selfie stick, perché qui alle mie spalle, sulla scrivania, ho qualcosa di interessante per voi. Questo è il selfie stick che utilizzo da sempre, quello di Joby. Vi ho già mostrato in altri video come funziona, ve lo ripeto velocemente. Questo è un pulsante, un telecomando per scattare da remoto. Qui è tutto allungabile in questo modo, vedete? E poi una cosa che invece io consiglio a chi vuole fare un passo in avanti è lui. Il GorillaPod, o meglio, questo è il Travel Kit di Joby, sempre. Come potete osservare, tutto questo kit potete acquistarlo insieme. Questo è un faro che adesso andrò ad accendere, così vi mostrerò anche come funziona. Ecco qui il faretto, potete anche naturalmente regolare l'intensità e tutto in questo modo. Adesso lo spengo. Qui va il vostro iPhone. Questo è invece un microfono molto utile. Esce al suo interno sia il cavo sia l'adattatore, quindi se volete realizzare dei vlog, viaggiate molto, questo è interessantissimo, anche perché il GorillaPod da solo vale davvero il prezzo e l'acquisto. Andiamo avanti per parlare di questo tappetino wireless. Vi ricordate che ne ho parlato qualche giorno fa? Ora ve lo mostro, è sulla mia scrivania. Molto bello da vedere, potete caricare contemporaneamente il vostro Apple Watch, il vostro iPhone e i vostri AirPods con supporto alla ricarica wireless. Ora invece raccolgo tutte queste cover che vedete qui su e le porto da un'altra parte perché ve le voglio mostrare più da vicino. Di cover ne esistono tantissime, anche di screen protector, però questi sono i primi due brand che mi hanno già inviato delle cover e quindi li menziono anche perché sono brand che utilizzo sempre. EasyHack e soprattutto ESR, potete acquistare i loro prodotti anche da Amazon e come potete osservare ci sono cover per tutti i tipi. Questa ad esempio è rigida, trasparente, questa invece è morbida, questa è la stessa, ma guardate qui c'è anche un supporto
se volete utilizzare il vostro smartphone, in questo caso il vostro iPhone, come una specie di TV per godervi quello che volete. E naturalmente, ragazzi, ci sono veramente tanti tipi di brand che mi piacciono per quanto riguarda le cover alternative a quelle ufficiali di Apple, quindi io vi consiglio sicuramente queste che vi ho mostrato, ESR e EasyHack, però altri brand che dovete comunque tenere sott'occhio su Amazon sono ad esempio Spigen, che è un altro brand che mi piace tantissimo, e per aiutarvi comunque nella ricerca della miglior cover per il vostro iPhone 12 potete usare anche il nostro motore di ricerca, come vi sto mostrando in questo momento. Troverete le 40 migliori offerte sulle cover, quindi sempre aggiornate in tempo reale. Adesso però è il momento di parlare di questi accessori qui. Parliamo di battery case e parliamo di power bank. Beh, ragazzi, di power bank ne esistono tantissime. Io utilizzo questa di Xtorm perché mi piace come brand e poi soprattutto è immancabile, secondo me, un acquisto del battery case. In questo momento che sto registrando il video non esiste ancora la versione ufficiale battery case di Apple per i nuovi iPhone, ma arriverà in queste settimane, quindi se potete vi consiglio di acquistare il battery case che è molto comodo, basta infatti usarlo come una normale cover, ma nel frattempo caricherà anche il vostro iPhone. Per quanto riguarda invece la power bank, io come prima vi posso dare dei brand che sicuramente sono ottimi e che utilizzo. Anker, Oki, Xtorm e tanti altri che troverete nella nostra guida dedicata. Tutti i link li trovate qui in descrizione del video, quindi ci sono un sacco di guide che aggiorniamo costantemente ogni mese e andatevele a leggere, troverete un sacco di prodotti interessanti, in questo caso di Powerbank. Ragazzi, naturalmente una delle novità è anche l'alimentatore MagSafe, ovvero questo che vedete qui, e su tutte queste le cover compatibili. Se volete acquistare quello ufficiale di Apple potete farlo, ma in alternativa esistono davvero prodotti validi, quindi non dovete per forza di cosa acquistare il MagSafe. Qui invece vi svelo anche una recensione che arriverà nelle prossime settimane, perché questo è il DJI Osmo 3, questo è il 4. Che cosa sono? Sono dei gimbal che servono per appunto effettuare delle riprese stabili con il vostro iPhone. Quindi, sempre se amate la fotografia e i video e volete fare dei vlog, questi sono i migliori esistenti al momento. Spostandomi sulla parte destra, vi parlo di questo. Questo può sembrare banale, ma ragazzi, è un kit di pulizia. Ve lo consiglio perché potete non solo pulire davvero per bene il vostro iPhone, ma anche i vostri AirPods o comunque qualsiasi prodotto Apple. Per chi ama la fotografia, invece, parlo di queste lenti per smartphone, in particolare questa che vi mostro per prima è una lente per le foto macro. Adesso vado un attimo a mostrarvela più da vicino. Ecco qui. Quest'altra invece che avete poggiata qui su è una lente teleobiettivo 2x che potete usare sempre in connubio con la fotocamera del vostro iPhone. E questa è, potete osservare, una cover di Moment che dovete per forza di cosa comprare per il vostro iPhone, altrimenti non potete utilizzare le lenti. Io ne ho già parlato nella mia rubrica su come scattare foto migliori con iPhone, quindi non mi dilungo troppo. Se volete acquistarle, i link sono sempre qui in descrizione. Dovrei poi comunque parlarvi di un altro accessorio importantissimo a mio avviso, ovvero cuffie per iPhone. Queste sono le AirPods 2. Sarebbe banale consigliarvi gli AirPods 2 o comunque gli AirPods Pro. Questi sono diciamo, i prodotti ufficiali di Apple che giustamente chiunque vorrebbe, ma esistono delle ottime alternative. Ho realizzato decine e decine di recensioni di cuffiette, tutte valide, tutte buone, che trovate qui sul mio canale. E come sempre abbiamo sia la guida aggiornata e il link in descrizione, quindi potete anche acquistare delle ottime alternative e spendere molto di meno e portare a casa delle cuffie comunque buone. Prima di concludere, un'occhiata all'indice dei contenuti della nostra guida. Questa è la guida sempre aggiornata ai migliori accessori per appunto iPhone, quelli da avere assolutamente. E ragazzi, tra gli accessori non posso non citare l'Apple Watch, anche se vabbè, questo alla fine è diciamo un accessorio a parte, ma tra gli smartwatch è sicuramente il migliore, quello da comprare. Siamo giunti alle conclusioni di questo video, ragazzi. Come sempre, se avete qualche dubbio o qualche domanda, lasciate un commento. Vi ricordo come sempre che tutti i link sono qui sotto in descrizione del video, sia quelli di approfondimento, sia il nostro motore di ricerca, sia tutti i prodotti che vi ho mostrato. Se avete qualche difficoltà, ripeto, qualche dubbio, qualche informazione, basta lasciare un commento, io vi risponderò qui su Instagram dove volete. E niente, spero solo di avervi aiutato nella scelta e avervi fatto capire quali sono i migliori accessori da comprare per i nuovi iPhone 12.
Anzi, fatemi sapere pure quale avete preferito e quale magari avete anche acquistato. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!